Buon venerdì amici di Chef in Cucina, bentornati da Sesamo Nero a Pescara con le ricette della nostra chef Letizia Monaco. Ciao cara, ben rivista. Oramai ciao a tutti. Volto ufficiale di Chef in Cucina per le ricette vegane e vegetariane, che sono ricette veramente ricche di gusto. E la ricetta che vi presenteremo oggi, Letizia, è vegana o vegetariana? Oggi è vegana. Una ricetta vegana che sarà presente sul prossimo inserto che il centro dedicherà alle ricette express. Quelle ricette che possiamo fare in 10, massimo 15 minuti. Ci siamo, ci rientriamo nei tempi stabiliti. Quindi ricetta vegana, quindi anche poco calorica, veloce, insomma veramente non manca nulla. Allora Letizia, innanzitutto descrivici gli ingredienti di che cosa abbiamo allora, bisogno. Allora, facciamo innanzitutto un pilaf di bulgur con spinaci e arance e finocchi caramellati. Che detto così potrebbe sembrare... Sembra difficile, non lo è. Una cosa assolutamente difficile, no. Elaborata, invece no. Assolutamente no. Allora abbiamo del bulgur che già abbiamo usato altre volte, oggi facciamo vedere proprio nello specifico come si cuoce, dell'acqua, degli spinaci che abbiamo lavato, sono crudi questi, un'arancia non trattata, un finocchio, semi di finocchio, se li vogliamo mettere noi li aggiungiamo, però insomma sono opzionali, un pochino di zucchero, sale e aglio. Ok, perfetto. Cominciamo allora, e olio chiaramente. Allora, che facciamo? Mettiamo... A cuocere il nostro bulgur, mettiamo la padella qui e cominciamo a far tostare i semi di finocchio. Allora, quindi abbiamo messo i nostri semi di finocchio, aggiungiamo anche uno spicchio d'aglio. Sì. Ecco, ricordo a chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento che stiamo realizzando una ricetta vegana express che vi porterà via solamente 10-15 minuti e che sarà presente sul prossimo inserto che il centro dedica alle ricette veloci. Allora tagliamo fettine sottili le foglie di spinaci, quindi poi cuoceremo tutto quanto insieme, tanto gli spinaci hanno bisogno di poca cottura, quindi allora, aggiungiamo un pochino di olio. Sì. Aggiungiamo bulgur. Sì. Quindi diciamo che il gusto di questo piatto è molto fresco, perché comunque c'è il finocchio. Sì, anche i semi di finocchio, sì. E poi l'arancia. Anche se poi le andremo un pochino a caramellare, però insomma. Allora, a questo punto aggiungiamo gli spinaci. Di tutto insieme? Tutto quanto insieme. Saliamo un pochino. Comunque gli spinaci hanno qualcosa di magico perché sono... Cioè, una volta messi in padella praticamente spariscono. Sì. E aggiungiamo l'acqua. Allora, l'acqua è in quantità doppia rispetto al bulgur. Ok. Come volume. Ok. Okay. E copriamo. Quindi possiamo regolarci con un bicchiere, ad un esempio, metà bicchiere di bulgur e un bicchiere di acqua, esattamente. Okay. Allora, questo lo lasciamo cuocere per una decina di minuti. Ok, nel frattempo? Nel frattempo procediamo a preparare le nostre... A caramellare i nostri finocchi. Allora. Anche le arance dobbiamo caramellare. E anche le arance. Che bello, che bello, che bello. Allora. Allora, tagliamo il finocchio a spicchi, tenendo il torsolo sotto in maniera tale che non si rompano le fette, insomma. Okay. Tagliamo anche l'arancio. Questa è una bellissima arancia navel, che io adoro. Facciamo questo inserto, Letizia, dedicato alle ricette veloci, perché oggi nessuno ha più tempo. È vero, è vero. La mancanza di tempo è veramente un problema, però non significa rinunciare al piacere della cucina, al piacere del cucinare e soprattutto al piacere del mangiare. Quindi si possono fare ricette gustose come tu ci stai dimostrando in questo momento, anche avendo poco tempo a disposizione. Allora, aggiungiamo un goccino d'acqua appena appena. Magari un po' meno elaborate, però. Sì, poi insomma, ecco, basta organizzarsi o trovare comunque degli ingredienti che magari si prestano. Sì, assolutamente. Ad essere. Insomma, a fare queste cucine veloci. Poi insomma, siamo a marzo, no? Quindi è un mese un po' particolare, perché non è primavera inoltrata, però abbiamo già voglia della primavera, del sole, sì. Delle belle giornate. Sì.
Quindi anche dei piatti un pochino più freschi, meno strutturati, vero? Esatto, quindi abbiamo anche forse meno voglia di stare ai fornelli, perché magari vogliamo approfittare delle belle giornate anche per stare fuori, per rientrare magari proprio ad ora di cena e inventarci qualcosa. Esattamente. Proprio al momento. Quindi allora ecco, la padella si sta riscaldando e facciamo una cottura molto molto veloce, cioè in realtà non è neanche una cottura, è giusto il tempo di farli colorire. Sì. Una lieve caramellata, ma senza insomma stare a cuocere troppo i nostri finocchi, giusto? Sì, sì. Ricordiamo, deve essere un'operazione veramente veramente breve. Quindi di zucchero praticamente Letizia ne va poco. Ne abbiamo messo poco, ne abbiamo messo poco. Sì, anche perché insomma poi il finocchio se no perde la sua freschezza, secondo me. Però possiamo anche aggiungerne di più. Potremmo farlo anche con il miele, ad esempio. Noi non l'abbiamo fatto perché per lasciare il piatto vegano. Ok. I nostri finocchi si stanno caramellando, noi adesso che facciamo? Aggiungiamo anche le arance. Allora, aggiungiamo un altro pochino di zucchero e aggiungiamo anche le arance, così okay. Portiamo la cottura più o meno allo stesso livello, ok? Sì, perché comunque, diciamo, la caramellizzazione delle arance avviene in maniera un po' più breve, sì, rispetto a quella, sì, dei, sì, finocchi. Quindi un pochino di zucchero sulla padella, goccettino d'acqua e adagiamo le nostre arance. Arriva un profumo freschissimo, profumo di arance, profumo di finocchi, veramente un odore fresco, invitante. E noi vi dimostriamo proprio con questa ricetta, anche perché la nostra trasmissione, ogni nostra puntata dura veramente solamente 10 minuti. Quindi ci sono ricette che magari sono un po' più lunghe e noi anticipiamo alcuni passaggi. Invece oggi stiamo facendo tutto veramente live, cioè in diretta. Non abbiamo preparato niente in anticipo, vero Letizia? Sì, sì. Intanto vedi, questo praticamente è cotto, si è assorbito quasi del tutto il, sì, liquido, quindi vedi, in pochissimi minuti. Veramente. Gli spinaci si sono... Ecco, il fatto dei finocchi e delle arance è un passaggio in più, nel senso che se volessimo, certo, fare una cosa ancora, certo, più veloce, il piatto già sarebbe pronto. Sì, sì. Però ovviamente... Poi possiamo aggiungere quello che vogliamo, ecco, adesso abbiamo scelto di caramellare arance e finocchi, possiamo non aggiungere nulla, possiamo aggiungere anche del formaggio, volendo, insomma, come vogliamo, ecco, però. Ed eccoci qui. Ci siamo. Finocchi ed arance perfettamente caramellati. Sì, ci siamo. Vediamo anche il bulgur come è cotto e vedi, in neanche 10 minuti, perché non sono passati 10 minuti, si è tutto gonfiato. Bene. Ci siamo. Quindi siamo pronti per il caffè. Allora, io direi di togliere l'aglio. Sì. Se mi dai questo, ok. Questo lo togliamo. L'aglio, che nel frattempo ha rilasciato tutto il suo aroma. Mm-hmm. Ok. Mi dai un cucchiaio? Questo lo possiamo prendere qui. Eccolo qui. Se ce ne fosse bisogno lo sgraniamo con una forchetta, ma nel nostro caso no, perché è rimasto abbastanza... Sì, è perfetto. Sì, staccato. Che perché abbiamo messo un pochino d'olio, anche quello ha aiutato. Mm-hmm. E ora i nostri finocchi. Quanto profumano. Ops. Qui dobbiamo stare un po' attenti. Sì, soprattutto gli spicchi d'arancio, perché le fette di arancio, perché tendono a rompersi facilmente. E ci siamo. Praticamente ci siamo, sì. E non dobbiamo aggiungere. Mettiamo un pochino di olio. Che non guasta mai, siamo in Abruzzo. Viva il nostro oro. E ci siamo. Ed eccolo qui, il nostro piatto vegano express realizzato in soli 10 minuti che troverete anche in edicola in regalo con il centro nel mese di marzo. Grazie Letizia. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a tutti voi. Ci vediamo domani. Le cipolle hanno forti proprietà anti-ipertensive. In più abbassano i livelli del colesterolo e la glicemia.
Quando possiamo scegliere, ancora meglio la cipolla rossa, che è molto più ricca delle proprietà antiossidanti rispetto alla cipolla bianca.